Era attore amatoriale e grande fabulatore era anche il nonno, ortolano in Lomellina. La madre, Pina Rota, donna di grande fantasia e talento, pubblicherà negli anni 70 un libro da Einaudi, Il paese delle rane. Dopo la guerra, la famiglia di Dario Fo si trasferisce a Milano, dove Fo frequenta l'Accademia di Brera e la Facoltà di Architettura al Politecnico. In quegli anni incontra Franco Parenti e Giustino Durano, con i quali scrive e allestisce i primi spettacoli satirici. Sempre in quegli anni inizia il sodalizio artistico e familiare che lo lega a Franca Rame. Nel corso di tanti anni di straordinaria carriera, Dario Fo ha scritto, interpretato e messo in scena oltre 60 commedie, per le quali ha disegnato anche le scene e i costumi. Le sue opere sono state allestite in tutto il mondo e Dario Fo è oggi senza dubbio il più conosciuto e apprezzato drammaturgo italiano nel mondo. Dario Fo ha ricevuto numerosi premi, oltre al premio Nobel per la letteratura nel 1997, ricordo per tutti il premio Sonning dell'Accademia danese dell'81 e la nomina a Commendateur de l'Ordre des Arts et des Lettres dal Ministero della Cultura e della Comunicazione della Repubblica Francese nel 1998. Ho conosciuto Dario Fo lo scorso anno al corso di orientamento universitario della Scuola Normale a Cortona. In quell'occasione, al Teatro Signorelli, Dario Fo ha regalato ai nostri studenti e a tutti noi uno dei momenti più belli della storia ormai ventennale del corso, con un monologo sul riso che ha conquistato l'intera platea degli studenti. Se a teatro ho avuto modo di apprezzare l'arte e la capacità espressiva straordinarie di Dario Fo, nei momenti liberi, a tavola, chiacchierando con lui, ho avuto modo di conoscere la persona e di scoprire la sua grande vitalità intellettuale, la vivace curiosità che contraddistinguono il suo rapporto con la gente e il suo interesse per i fatti della società, del costume, della storia, delle istituzioni. Sono particolarmente lieto anche per questo che oggi Dario Fo sia alla Scuola Normale. Cedo la parola al professor Cudini, professore di letteratura italiana e moderna alla Scuola Normale, al quale chiedo di introdurre l'intervento del nostro ospite. Bravissimo, bello. Dunque, abbiamo Dario Fo in Normale. Beh, è una gran cosa, anche se in Normale siamo piuttosto abituati ad avere premi Nobel. È da quando entriamo in Normale che ci ritroviamo sui bandi di concorso, che lo sappiamo ancora prima di entrare in Normale, che Carducci, Fermi e più recentemente Rubbia erano normalisti e hanno vinto il premio Nobel. Poi è venuto Montale a far conferenze, vengono continuamente matematici, fisici, scienziati, premi Nobel. Però Dario Fo è un'altra cosa. Dario Fo è un caso speciale. Intanto vorrei dire perché è Dario Fo. E questo intanto significa, per esempio, la necessità, l'opportunità di un incontro all'aperto, in una specie di abbastanza improvvisato luogo scenico, per noi e per i nostri ospiti del tutto inusuale. Non siamo abituati a fare conferenze, incontri in un posto così e con tanta gente così. E poi perché Dario Fo significa non soltanto premio Nobel per la letteratura, ma significa teatro, cioè qualche cosa che ha sia a che vedere con la letteratura, ma che della letteratura è insieme molto più complesso e per fortuna anche molto più incompiuto, cioè sempre da perfezionare, da portare avanti. La compiutezza, la perfezione rischiano di essere la morte. Il teatro è vita, è un'altra cosa. Dario Fo è un'idea di teatro, secondo me, è il teatro nel suo farsi, è insieme il recupero delle radici, le giullarate, la commedia dell'arte, è la reinvenzione scenica della leggenda e della storia,
i Vangeli apocrifi, le figure di papi e di streghe, Cristoforo Colombo, è la teatralizzazione dell'attuale, l'anarchico Pinelli, Fanfani, Marino e il caso Sofri. Storia, cronaca, letteratura si trovano continuamente rivitalizzate, trasformate, rifunzionalizzate nell'opera di Dario Fo. I confini non sono mai netti. Il testo è sempre incompiuto, non è mai definitivo. Verrebbe da dire con un'immaginaccia da effetto, no? Non è mai definitivo come la vita. C'è sempre qualche cosa di incompiuto, da rivedere, da ricreare. È l'atto teatrale di Fo che di volta in volta rigenera il testo, lo fa rinascere, lo accresce, lo rimescola, lo potenzia, lo rende nuovo. Sono passati giusto 30 anni, nel 1969, dal primo Mistero Buffo, che io vidi allora, nel 69, qui a Pisa. Ero appena laureato, c'era un sacco di gente. I posti al Teatro Verdi quella sera non erano numerati. Ci si poteva sedere anche per terra, sotto il palcoscenico proprio. Si entrava a teatro per Dario Fo, non su prenotazione del posto, ma dopo l'acquisto insieme al biglietto di un tesserino con il quale si entrava a far parte di una sorta di circolo teatrale che permetteva di evitare censure e polizia in sala. Ricordo quando Dario Fo uscì sul palcoscenico, ringrazia la tantissima gente presente, e ringrazio la polizia, diceva, perché non c'è. Era una cosa importante. Perché la rappresentazione in questo modo diventava davvero il momento centrale di uno scambio di idee effettivo, di un ritrovarsi tra simili, di un sentirsi davvero, per una volta, parte attiva di un laicissimo, ma non per questo meno magico, rito. Cioè una riconquista vera degli elementi fondamentali del teatro. Mistero Buffo, giullarata popolare in lingua padana del 400, cito adesso dalla introduzione al fascicoletto di Nuova Scena, questo era il nome del collettivo teatrale di allora, di Dario Fo, ottobre 1969. Questo fascicoletto raccoglieva la prima versione dei testi base dello spettacolo di Fo, del Mistero Buffo. Dicevo, Mistero Buffo, e cito, è uno spettacolo omogeneo in cui le capacità mimiche dell'attore sono il mezzo principale di espressione teatrale. Il filone è una passione laica, una passione come la vedeva e sentiva il popolo che assisteva alle recite sul sagrato delle chiese e nelle piazze del Medioevo. È la nascita dell'autentica commedia dell'arte, spettacolo di invenzione, spettacolo di vita, di satira, di rabbia, in cui il fatto religioso è assunto quasi sempre come pretesto per parlare del popolo, dei suoi problemi, della sua condizione, dei suoi rapporti con i potenti. Non quindi la religione del rito, ma una interpretazione del fatto religioso in chiave umana e popolare. Beh, per tanti di noi, allora giovani, giovincelli, e molti immersi più o meno coscientemente in quel clima che etimologicamente vorrei dire davvero inebriante, del 68, il Mistero Buffo, le sue dimensioni autorali, le dimensioni attorali, quelle chiavi di lettura, furono veramente la scoperta del teatro, del senso, del rapporto che il teatro può avere con la vita, con la storia, con la cultura, in un senso davvero ampio, con il nostro io individuale e collettivo. Così credo che poi sia stato per molti di coloro più giovani, magari neanche nati al tempo della prima rappresentazione di Mistero Buffo, che hanno visto lo spettacolo in una delle tante edizioni successive. In quel fascicoletto di Nuova Scena, che credo sia diventato ormai una rarità bibliografica assolutamente, al termine dell'introduzione viene citato un altro autore, purtroppo piuttosto desueto ormai, cioè Gramsci. Cito: «Se è vero che la storia universale è una catena degli sforzi che l'uomo ha fatto per liberarsi e dai privilegi e dai pregiudizi e dalle idolatrie, non si capisce perché il proletariato, che un altro anello vuole aggiungere a quella catena, non debba sapere come e perché e da chi sia stato preceduto e quale giovamento possa trarre da questo sapere. Dunque la storia
come fondamento di coscienza, di consapevolezza anche e soprattutto per l'attuale. E dunque il teatro, anche in questo luogo davvero laicamente rituale, come sede privilegiata per l'esplicitazione della storia, del senso della storia. Certo, serve la letteratura, serve il recupero, magari la trasformazione, la ricreazione di testi pure poco noti. È il senso ampio di una cultura che veramente ricerca e recupera certe sue radici troppo sotterranee e le rimette a nudo nell'attuale. Il grande teatro è questo, da sempre. Mi ricordo quella sera, la sera di quella prima rappresentazione qui del Mistero Buffo, 30 anni fa, all'uscita c'era qualche professore, Pisa è città di professori e di studenti, e questo è bello, c'era qualche professore che se la prendeva con l'operazione filologicamente scorretta o poco corretta di Dario Fo. Probabilmente avevano ragione, almeno in parte. Certo, i testi erano almeno in parte manipolati, la lingua trasformata, adattata alle esigenze sceniche, alle esigenze della comunicazione teatrale. Credo anche però che quei professori forse non avessero capito molto dello spettacolo, del suo senso profondo, oltre che dei suoi valori immediatamente teatrali, spettacolari. Dunque, la storia, la cultura, rese funzionali a una presa di coscienza nell'attuale. E poi la cronaca, quella destinata a incidere sulla storia, quella destinata a diventare storia. Ancora 30 anni fa, il 12 dicembre, la strage di Piazza Fontana a Milano, siamo ancora nel 69, una bomba, 16 morti, una novantina di feriti, su indizi assai labili e costruiti per lo più a posteriori, si ferma, si arresta un anarchico, Pietro Valpreda, un altro anarchico, Giuseppe Pinelli, viene suicidato. Ora, viene suicidato non è una sgrammaticatura mia, magari dettata dall'emozione di avere Dario Fo e di avere tanta gente alla quale Dario Fo è abituato, io ovviamente no. Viene suicidato era l'espressione che si usava allora per rendere esplicito quello che con un eufemismo si può chiamare un tragico errore, un tragico dubbio. Dario Fo diventa cronista dell'attualità. Nel 70 mette in scena, basandosi strettamente sulle dichiarazioni a verbale, Morte accidentale di un anarchico. È un testo divertentissimo, ahimè. È un testo a vedere e a leggere, il quale si ride molto e si ride molto amaro, ovviamente. È ancora un grande discorso teatrale sul potere, sulle sue distorsioni, le sue nefandezze. In un libro di una dozzina di anni fa, Il manuale minimo dell'attore, dell'87, Dario Fo racconta, fra tante altre cose, una storia molto bella, secondo me, la storia di un mistero che ha visto a Zagabria, la morte del villano. Dicevo, una storia molto bella, come quasi tutte, come tutte quelle che racconta Fo, tanto che qualche volta viene il dubbio che magari le storie siano molto belle perché le racconta Dario Fo, probabilmente, può darsi. È un discorso sulla morte che nasce non a caso dal teatro popolare. Il rito, scrive Fo, serve a riproporre la presenza del defunto nella memoria di una collettività. L'uomo e la donna, e si dicono, muoiono veramente solo quando la collettività li ha scordati. La gente non racconta più di loro. E per farsi ricordare bisogna saper vivere storie degne di essere raccontate. Per farsi ricordare bisogna saper vivere storie degne di essere raccontate. A Ravenna, di sicuro, se ne sono vissute di storie degne di essere raccontate. Ma pare che i ravennati non se ne accorgano, che siano indifferenti nei riguardi della loro città e della loro storia, che si mostrino poco orgogliosi dei monumenti, delle opere d'arte, dei tesori, dunque delle loro stesse radici, del senso della loro vita, di tutto quello davanti a cui passano ogni giorno. E così Fo ha pensato di mettersi
improprio di mettersi lui a raccontarle le storie di Ravenna. Si è messo a raccontare, anzi, la vera storia di Ravenna. Stavolta non è teatro, o almeno non lo è ancora. È un libro che contiene un racconto storico, con poche date, molti aneddoti, qualche spunto d'attualità, molti disegni. Mi sono imposto, scrive Fo, di non esibire troppe date, evitare i commenti dotti, metterci più ironia e divertimento possibile, far diventare questa folle storia, spesso tragica, un gioco per bambini e ragazzi. Anzi, mi sono sforzato di scriverla e disegnarla proprio per loro, i ragazzi. Infatti vorrei che questo libro si trasformasse in una specie di provocazione creativa che permetta di spingere i giovani a riprendere e riraccontare queste storie, disegnarle, ridipingerle di nuovo. Insomma, il progetto sta proprio lì, convincere maestre elementari e professori d'accademia a scatenare in questo gioco creativo i propri alunni, convinti che solo chi racconta riesce ad apprendere profondamente le cose, solo chi racconta riesce ad apprendere profondamente le cose. È risaputo che se non si sa dove si nasce, non si può sapere dove si vuole arrivare. Ancora la vita, la storia, il racconto. Vivere delle storie degne di essere raccontate. E poi saperle raccontare le storie, imparare a raccontarle per farle proprie davvero e sulla loro base andare avanti. Così la storia diventa una riscoperta continua, un'esperienza conoscitiva vera, profonda, in cui il passato rende vitale il presente, ma in cui almeno nella stessa misura vale anche il contrario, è il presente a rendere vivo il passato. In questo senso, nella premessa di Fo al libro c'è una confessione importante. Dicevo, il libro è ricchissimo di disegni, del resto il disegno è sempre stato alla base delle opere, delle realizzazioni anche teatrali di Fo. Sono dei bellissimi falsi d'autore, dichiarati esplicitamente come tali, cito: molte delle illustrazioni di questo libro sono il frutto di una manipolazione di autentici capolavori. L'autore di tanta mistificazione sono io di persona. In poche parole, per farvi un esempio, mi sono procurato l'immagine fotografica di un affresco pompeiano rappresentante la veduta di un porto della costa amalfitana, con navi, mura, palazzi. Quindi, intervenendo con colori e pennelli sul dipinto in questione, sono riuscito a tramutarlo nella rappresentazione del porto di Napoli assaltato dalle orde gote del V secolo. Ci ho aggiunto torri semoventi, catapulte, guerrieri su scale, scontri sanguinosi, il tutto imitando lo stile dell'encausto romano. Esaltato dalla riuscita ribalderia, ho trasformato bassorilievi del tardo impero in pitture del tempo di Teodorico. Ancora ho messo mano, con espedienti da incallito falsificatore, a miniature bizantine dove si raccontano passi della Bibbia e le ho trasformate in illustrazioni di fatti avvenuti al tempo di Galla Placidia. L'operazione è riuscita talmente bene che alla fine io stesso non riesco a ricostruire nella memoria a chi e a cosa si riferiscano le tavole originali. Devo dire che il piacere che ti dà il mestiere del falsario non ha eguale al mondo. L'emozione mi ha preso spesso la mano, così ho trasformato ritratti di matrone romane in altrettanti ritratti di Teodora, Serena, Giustina, immagini greche di Core, la Primavera, nel ritratto di Onoria, la splendida figlia di Galla Placidia. Sono convinto che solo formidabili esperti di pittura sappiano risalire agli originali manipolati. Ecco, probabilmente, molto probabilmente, questo non piacerebbe molto a quei professori che già trovavano piuttosto scorretta l'operazione di mistero buffo, ma fa parte dell'arte di Dario Fo e dà il senso, un senso vorrei dire propriamente materiale e del resto dichiarato come tale, di quel rapporto fra presente e passato che può rendere viva la storia, che può farci vedere i fatti mirabolanti della vera storia di Ravenna e dintorni, quelle donne splendide, intriganti, Galla Placidia, Teodora, Onoria, quei personaggi ambigui e contraddittori come Teodorico, come Giustiniano, lo strenuo combattere dell'esercito di contadini di Totila, gli Strazzaciocc e tante altre cose. Per una volta, dicevo, non è teatro, o almeno non lo è ancora, ma il racconto storico ravennate di Dario Fo è insieme, per i motivi che dicevo, falso e vero,
ben fondato e largamente rimaneggiato, rimontato, ricostruito, antico e per molti versi assai attuale, come i suoi racconti teatrali, come le sue affabulazioni straordinarie. Così stasera non stiamo a presentare un libro nuovo oppure interessante, del resto non è nelle tradizioni e nel costume della normale presentare libri. Aspettiamo ancora da Dario Fo, vorrei dire, un racconto, una storia che riprenda e continui quelle del libro, in questo senso felicemente incompiuto, come un testo teatrale appunto, e ancora e ulteriormente sempre da completare. Una storia di quelle proprio che sono degne di essere raccontate e che forse al nostro tempo, qui da noi, soltanto Dario Fo riesce a riscoprire e raccontare. E quindi penso che Dario Fo ormai sia atteso da tutti. Bravo. Peccato così breve, potevi continuare. Ma dai! Davvero, grazie. Ero, bravo, bravissimo, ero letteralmente incantato, dicevo, ma di chi parla? Era stupendo, adesso mi sono alzato già di 30 centimetri, posso volare qui intorno, stupendo. Ho una fortuna da un po' di tempo, mi capita di parlare in quadriportici stupendi e veramente mi riempiono di emozioni. Permettetemi un attimo, non me ne accorgevo, ero seduto là e vedevo il rovescio. Poi potete passare su anche voi e guardare che splendida cosa, meravigliosa. E l'acustica è stupenda. Diceva della finzione, del camuffare, corrompere un reale per inventare un fantastico e svisare, come si dice in termini musicali, una melodia, un progetto e realizzarne un altro completamente diverso. C'era Leonardo che diceva una cosa bellissima, diceva vale più una picciola verità che un'immensa, straordinaria, strabordante menzogna. Però aggiungeva subito, se poi la menzogna assomiglia alla verità ed è splendente, meglio ancora. Assomiglia alla verità. Ecco, certe volte è più importante fare qualcosa che assomigli, che sia, che non assolutamente riprodurre ad ogni costo la vera verità. La follia, l'immaginario, sono straordinari valori della mente dell'uomo. Io mi sono sempre sforzato a realizzare l'immaginario, ma poi di colpo a verificare se per caso quello che avevo inventato era vero o possibile. E vi dico che il più grande piacere che ho provato è stato inventare menzogne straordinarie, follie incredibili, e poi scoprire che era vero. Mentre se avessi seguito alla logica del vero mi sarei trovato nell'immaginario e nel falso. Parecchie volte, specie andando a indagare sulla storia, mi sono reso conto di questo particolare. Io ho avuto fra le tante fortune, vi dico che sono un uomo esageratamente fortunato, ma dico per un attore ho avuto la possibilità, la Comédie Française, di mettere in scena il primo al mondo straniero un'opera di Molière, meglio il malato, meglio il medico per forza e il medico volante, due farse incredibile, con un'invenzione, una macchina. Però mi ero reso conto che quando avevo scelto di mettere in scena il medico volante, andando a leggermi le cronache di questa opera, che era stata data soltanto 75 volte, cioè in edizioni diverse, da quando era stata creata e da molti anni, quasi 25 anni, non veniva più data la Comédie Française, e in Francia egualmente quasi lo stesso periodo, e mi sono chiesto come mai, perché non la dessero più, e mi hanno spiegato attori e soprattutto mi hanno dato a leggere dei testi, delle critiche, che non stava in piedi, che si era svuotata, che aveva perso il suo tempo, il suo valore, il suo spazio. Allora per fortuna io ho avuto amica mia Gambelli, Delia Gambelli, che è una ricercatrice straordinaria della cultura legata alla commedia dell'arte in Francia, ha scritto Arlecchino in Francia,
Francia, uno dei più bei libri, se vi capita di leggerlo, leggetelo, perché se volete capire qualche cosa della commedia dell'arte, quello è il testo giusto. Ricordatevi Arlecchino in Francia. Ebbene, che cosa succede? Che lei ha ritrovato i testi che il primo Arlecchino aveva, si chiamava Martinelli, e questo Arlecchino aveva scritto per ricordarsi le chiavi delle sue soluzioni comiche, e fra questi c'era anche il medico volante. Notate bene, era normale che quello che metteva in scena Molière fosse scritto anche da uno spagnolo, da un italiano e perfino da un inglese. Ecco, era uno scambio, e ognuno naturalmente il meglio, quello che aveva più fantasia riusciva a vincere l'attenzione. Naturalmente cambiava moltissimo la situazione secondo anche l'attore. Che cosa succedeva? Che questo Martinelli era veramente un diavolo, era uno che riusciva a fare col proprio corpo veramente azioni inimitabili, era uno che si lanciava da 4 o 5 metri con una corda, riprendeva un'altra corda, era il Tarzan della situazione di allora del teatro, volava di qua e di là. E allora mi sono andato a leggermi questi testi, e lui diceva: ecco, il mio pericolo è entrare nella finestra lì quando sbelzo dall'altra parte, naturalmente la chiave è riuscire a stare per aria per tutta la situazione, e quando io cambio e da servo divento il falso medico, bisogna che io lo faccia di scambio per aria, che se lo realizzo nell'aria, veramente il valore che ha questo scambio è straordinario, e la gente è imbesuita dalla commozione, dall'emozione, dal piacere. Ogni tanto mi capita anche di farlo per terra, ma quando lo faccio per terra mi arrotolo dentro la situazione, e quando ho finito il rotolare ecco che sono cambiato, mi sono trasformato. Era un giocoliere incredibile, lì era la chiave. Ma allora che cosa succedeva? Come mai nel testo non c'era quello di Molière? Come mai non c'era la situazione? Perché naturalmente, essendo una copia palese del gioco che faceva il Martinelli, non se la sentiva proprio, oltretutto, di vederlo, di metterlo come testimonianza. Però io non avevo trovato nessuna indicazione che anche Molière eseguisse questa chiave così di follia, proprio che avesse una preparazione atletica di questo tipo. Non avevo trovato cronache. E allora io ho detto: non importa, non importa, l'importante è la chiave. Io invento che anche Molière si faceva le sue piroette per l'aria, e lo immagino, e mi sono parlato con il direttore del teatro, con lo scenografo, con il musicista, con gli attori. C'era da trovare un attore, dove lo trovi? Io ho trovato un acrobata di strada, l'abbiamo pensa che apertura che ha la Comédie Française. Non so se un teatro così italiano di grande prestigio, di valore internazionale, avrebbe il coraggio di scendere fuori dagli schemi e arrivare a un teatrante di strada, uno di quelli proprio che vanno in giro col piattino. L'hanno sistemato, gli hanno dato, era d'obbligo dare un piccolo appartamento perché vivesse durante le prove. Poi io gli ho parlato, mi sono accorto che sapeva recitare anche bene, che era spiritoso e che faceva delle cose incredibili, appeso su un piede, si capovolgeva, una meraviglia. Però dico, non devi esagerare almeno d'inizio, poi scatenati, ma all'inizio andiamo per progressione, perché se lo dico subito vedrai che ci sono i critici che dicono: è roba da circo equestre, allora che cosa c'entra niente questo con la commedia dell'arte? Ma come me lo viene a dire, ci sputtanano tutto, ci dicono sicuramente il circo, la commedia dell'arte, la vergogna, il varietà più basso, immagini che scannata. E loro siamo andati per progressione, naturalmente cercando di metterci dentro, quasi per incanto che si svolgesse all'insopra e che montasse. A un certo punto arriva il responsabile, diciamo, delle ricerche culturali della Comédie Française, felice come una Pasqua, e mi dice: guarda qua, che cos'è? È una cronaca del tempo, appunto, di quando si faceva. C'è scritto: Molière ha letto ingessato per almeno una settimana, anche 20 giorni, perché è caduto nell'oscillazione. Oh, si è fatto male! Per Dio, allora volava, allora era per aria. Mi è bastato quello. Io ho avvertito: attenti critici, perché subito vi porto anche la dichiarazione del medico, va bene. È il gesto autentico di Molière.
E ho cominciato a fare questo svolgimento. È stato un enorme successo e mi ricordo che al primo c'è stato un po' di fremito, però quando proprio all'apertura della presentazione c'era questo fatto di Molière che era rimasto scannato da una caduta e col piedone per aria, questo già metteva in imbarazzo coloro che volevano entrare, anche perché avevamo barato e avevamo detto ne sappiamo anche di più. Va bene, questo vi dico che il gioco del andare a indagare, trovare, ricercare, capovolgere, uscire dalla chiave normale, non normale di più, normale nel senso, è veramente faticoso. E si può dire che tutta la mia carriera ho dovuto cercare le cose, trovarle, inventarle e poi andare soprattutto a cercare la motivazione che mi permetteva di dire guarda che non è del tutto rubato, che non è inventato, è così catalogato, lo vedete, non ci sono sempre riuscito e quando non ci riuscivo inventavo anche le dichiarazioni storiche. Però la mia fortuna sono sempre stati, ecco, coloro che nel raccontare, nell'indagare, nel mettere in evidenza le cose, sono stati poco scaltri e si sono smarronati, come si dice in Lombardia. Cioè hanno scoperto il loro trucco. E questo naturalmente l'ho trovato nei libri di storia. Io sono un fanatico della storia fin da ragazzino, mio padre a sua volta era un fanatico, io i primi libri di storia, quelli proibiti dal regime, li ho trovati in casa mia e c'era nascosto l'autore, c'era tagliata la prima pagina e dovevo indovinare di che si trattasse, poi naturalmente leggendoli capivo e via dicendo. Ma poi questo vizio di andare a indagare, a vedere, a trovare, voglio vedere fin dove sei più furbo di me, più scaltro e più bugiardo di quanto possa essere io nel racconto di una storia, ha fatto sì che ho trovato delle smacconate che non finiscono. E qui faccio un salto, non vi parlo del libro di Ravenna, poi ve ne accenderò, ma mi piace molto di più mettervi per intiero un pezzo che ho tentato brevemente in televisione, in cui ho recitato soltanto un frammento. Ebbene, questo pezzo è determinato da una scoperta che ho fatto. A un certo punto stavo leggendolo, lo faccio proprio dedicandolo a te, al direttore, perché ieri gli ho raccontato un pezzettino e si rideva con tanto gusto e dice domani ti faccio sbaragare, proprio. Ti faccio sbaragare. Allora, che cosa è questo disco? Che cosa è nato? Cosa è successo? Io mi stavo leggendo un libro di cronaca di un anonimo, si trattava della storia di Cola di Rienzo, sapete benissimo il personaggio incredibile della lotta, della coscienza di classe, meglio della democrazia romana che così sollecita la Repubblica Romana e poi viene scannato, veramente fatto a pezzo dai soliti zozzoni in coscienza, che non sanno capire, insomma, in una ritorsione di capovolgimento dovuto agli stessi suoi compagni, i quali non capiscono le intenzioni e naturalmente sono messi in effervescenza dai reazionari di sempre. Ebbene, dentro questa storia, scritta molto bene da questo anonimo, è stata pubblicata 10 anni fa ed è a vostra disposizione, credo che la possiate trovare, ecco che a un certo punto c'è una notizia, non è che neanche, è una paginetta soltanto, e parla quello che succede. Nello stesso tempo che succede a Roma a Cola di Rienzo, succede nel 1375-70 a Bologna. Cosa succede? Bologna in quel tempo è governata dal pontefice. Il pontefice, vi ricordate, se non vi ricordate ve lo dico io, non sta in Italia, non governa in Italia, è fuggito da Roma, l'ha piantata lì urlando e bestemmiando pure, pare, e è andato in Francia ed è ad Avignone, governa da Avignone e c'è un delegato, come chiamano allora nel Medioevo, un legato pontificio che governa a Bologna. A Bologna naturalmente c'è anche un'armata che è provenzale e c'è d'Armagnac che è il grande generale, ieri dicevo un nome di un liquore francese, d'Armagnac si chiama appunto. Ebbene, questo d'Armagnac, un grande generale, ha
i provenzali, poi ha anche gente del nord della Francia e poi ha qualche svizzero decorativo a proprio interesse, e tiene veramente con durezza, proprio con pugno di ferro in caso, la situazione di Bologna. Bologna ci sono sempre dei fermenti, ci sono delle situazioni dure. A un certo punto, ecco che per ordine del pontefice bisogna allargare la proprietà, bisogna cercare di trovare un canale di comunicazione con il Mediterraneo, meglio dalla parte che arriva Ferrara. Ferrara, il mare di Ferrara, arrivare a prenderlo. E allora si attacca e prendono pretesti per condurre una guerra. E nella guerra, naturalmente, oltre l'armata già a disposizione dei francesi, dei provenzali, della gente del nord, via dicendo, abbiamo bisogno anche, naturalmente, dei combattenti di base, che devono essere i bolognesi. E allora si fa una vroppata, cioè si catturano i giovani, li si costringe a entrare dimandati e obbligati al servizio militare, si fa un veloce allenamento e indicazione d'arma, e poi li si butta dentro allo scontro. E si arriva a Ferrara, al ponte di Ferrara, sta zitto tu, c'è a un certo punto la impossibilità di transitarci tutti insieme. I primi che passano naturalmente sono i francesi, meglio i provenzali, poi ci sono gli svizzeri, poi ci sono altra gente del nord che premono non male, soltanto che quando sono di là dal fiume, con un ponte che stragolla, che è legato male, teso con delle funi, che sballonzola in modo tremendo, devono andare molto piano, c'è questa danza strana, ma i bolognesi, adesso se li faccio passare tutti, i bolognesi attraversano pian piano, quando si trovano a metà si devono fermare, perché dall'altra parte sono apparsi non soltanto così gli abitanti della città, ma anche i veneziani. I veneziani con la cavalleria, con le bandiere, Marco, San Marco, cioè vengono avanti con questa cavalleria, e subito che cosa fa D'Armagnac? Si butta in ginocchio, dice: per favore, pago quello che volete, io tiro fuori, ma non scannatemi. Così c'è la fuga generale degli altri soldati, del gruppo dei francesi, dei provenzali e degli svizzeri, e i bolognesi rimangono incoglionati, come si dice, sul ponte, non sanno come andare, andiamo di qua, è meglio scendere di là, eccetera, eccetera, e ci sono i ferraresi, i quali, figli di puttana, approfittano della situazione e cominciano a tirare le corde, li sballonzano che fa paura, poi le tagliano, il ponte crolla, frana, va nell'acqua, giù, con i cavalli e tutte le strutture che cadono addosso a questi poveri disgraziati, che nuotano, ma si sa che insomma non è una zona di grandi nuotatori, e annegano uno dietro l'altro, un disastro, 8.000 morti. Che galleggiano e vanno verso il mare, guadagnato il mare. Ci sono naturalmente i provenzali che scappano subito a Bologna, ci sono naturalmente anche gli altri soldati, entrano, la gente chiede che cosa è successo dei nostri, dice: vengono, arrivano, anche loro va tranquillo, poi naturalmente si preoccupano di quello che sarà la rivolta di Bologna e che cosa succede, e rubano quella che è la riserva, che si chiama Prodolo, e che è la, diciamo, tutta la riserva che si tiene nella città in caso di carestia, e ci sono anche le conserve cosiddette, con la neve, e cioè portano tutto dentro il buon castello, che è un castello, chi conosce Bologna, è quello della Montagnola, che è stato abbattuto e che è una piccola collinetta, non c'è più niente. Ora, non soltanto, ma vanno nelle campagne e sgarrano, così è il termine, tutto quello che possono trovare ai contadini, portano via le loro bestie e naturalmente il raccolto, tutto per poter resistere anche un anno tranquillo dentro. Poi si portano anche delle donne, tanto per passare il tempo, che se no non si può sapere, naturalmente delle suore e anche qualche puttana, tanto per gradire. E stanno dentro con tutti, svuotano tutti i conventi dei preti, dei frati, c'è una massa di gente tranquilla che sta in cima alle torri e agli spalti, facendo gesti osceni che voi immaginate, verso i bolognesi, che sono giù, che bestemmiano come, ma non sanno che cosa fare. E qui è la grossa trovata,
che a un certo punto un bolognese o un saggio straordinario, una testa meravigliosa, ha un'idea splendida per poter costringere questa gente a uscire dal castello, dal buon castello dove è asserragliata. Ed è una trovata di cui non vi dico niente perché altrimenti perde tutto il piacere, ma vi avverto che è un fatto storico preciso. E poi vi racconterò che cosa è successo quando io ho recitato per la prima volta a Bologna questo pezzo. L'ira di Dio, c'è stata una specie di processione, volevano scomunicarmi e ho detto guarda che sono ateo, non ti scomunichiamo lo stesso, ti scomunichiamo lo stesso. E poi gli scontri, poi gli articoli di giornali, e poi il vescovo che ha parlato dal suo torrione particolare, insomma una cosa, una bella lotta culturale, veramente. E adesso io ve la racconto. Per raccontarla però bisogna che la racconti nel linguaggio del Medioevo, sennò non c'è piacere. E naturalmente con dentro un andamento dei bolognesi, il linguaggio, chi c'è bolognese avrà un godimento veramente eccezionale, e un orgasmo al secondo, li sentirete mugulare, sono loro. E poi naturalmente ci sono dentro anche tutti i dialetti della Romagna, della Lombardia, qualche parola in napoletano tanto per gradire, per dar colore. Insomma, capirete tutto anche se siete del centro Italia, come dire Toscana, un po' verso il mare, eccetera. Cominciamo. Io bevo un goccio d'acqua, se mi permettete. Ce n'è tanta. Ho chiesto per favore che fosse molto calda e mi hanno accontentato. No, non ti preoccupare. Ma guai se mi metti quella fredda adesso, rimango così. Dopo questa preparazione che ho avuto. Deve essere ambiente. Temperatura ambiente Africa, proprio. Allora, se voi mi permettete, siccome devo fare una guerra, una battaglia, questo sì che era. C'è anche fresca. Come? No, non serve, adesso ho fatto tanto sforzo per prendere una risata, me la vuoi togliere? Sì. Va bene. Allora comincia proprio dalla battaglia, nel momento in cui D'Armagnac incita i suoi uomini ad andare all'attacco e attraversare questo ponte. Vi dico subito che all'inizio, essendo che lui parla bolognese ma un pochettino provenzale, vi sarà difficile capire, no? Non so se c'è un gioco onomatopeico di parole, di grida, che voi con la vostra immaginazione, la fantasia dovete acquisire come ambiente, come situazione, non dovete certo cercare di capire tutte le parole che dicono i personaggi, sono i suoni, il ritmo, l'andamento, il tamburo, le grida, lo spavento, l'urlo, la paura, tutto dentro, cerco di metterci in questo sproloquio iniziale. D'Armagnac, scherdo devo, rosso tutto il ponte, via, oe grezzo, provenzale, dentro via, bretoni, quetare sotto brichetta, svisere, muovere la cadenza, genovese, dico delle buone dita, o il ponte, sì, ma il ponte è il crodo, il balla, coso, trecata, vai, sei inglese, o i cavalli che scrupano, le chitta potesse, tre chitta tum, ed io, sotto l'acqua che verrica, di sotto da va via, uno sgnocco, un strocco, da un'astra bonfada, e scorcondia, va dopo la setta del ponte, stesso, scroda il ponte, largo, il giunta, sinda, squileta, una troia, vede che quello fete satiria al dalle berecoie tete alego oie vai Provenze vorrei che te fasse di dico ok dite hey, no e dose che semo de santito de boto dell'altro fondo visina i ferraresi che sfroco de trombe e de scrigo to bandere rosse con un leon de San Marco samba
Marco, Marco, poi i veneziani, la cavalleria dei veneziani che venne addosso, ma non era i patti, ma che sapeva, ma non va avvisato, egli è dentro, lance, passo, prega, Dio, dove, ptum. In ginocchio subito, il generale d'Armagnac valsa su le brase e dice, veneziani, come sei in ginocchio sei, non farsemone de vita. Mi son pronto a pagar de renzo croe e de oro e d'argento se vorsit ma la vita, salvemela veite. E subito che i provenzal che gli dice, ma se il nostro capo si mette in ginocchio e la mola tutto il squete, noi altri siamo così coglioni di stacchia speciale e via che scappa. E il bretone gli dice, oi, se quei provenzal che sono della sua razza, i van via correndo e noi altri siamo i coglioni de resta. Adesso va e via che scappa in Svizzera e va via senza di niente. E sul ponte, ok, tutti i bolognesi che stracche da voi, tedesca, pevo, veta, leca, attento che gai di Venezia, che voi te dite, che sbruso voi, che lei, e che sti brogon de vete dei soldati, di Ferrara che venne a tirar tutti i cordami, e scorso e taia, e gande i sfroson de staico con le spade, sce, peta, pium, via, piccolo, forse, no che il croda, ma è dicti voi, te sede, ai da voi, oh il primo cavallo, pium, dente guardi in quattro, sei pipote, vada da che so ti, detto che croda, giù, pe, peto, pium, trapetti, tapetti, tatatatata, pili che rega, vai a noda, un cavallo, pia, te ne vado a nego, vai, non so notare neanche un mi, bon, devo sotto, pare che lui è quello che mi trattenta, tra le pecche, pum, protetto, cropla, stripetto, un slick, in 8.000. 8.000 che erano dei bolognesi o si sono trovati dentro l'acqua e sbrogò fra quei scanà, fra quei che sono andati sotto, quei che non dava ben, quei che sapevano dare ma che si è capitato su un cavallo e sono andato sotto con quelle, un disastro malnato. E ogera i provenzal che arrivava dentro a Bologna con i cavalli che scappava, e ogera i bolognesi che i cesi, le madri, i fiori, ogera i padri che gli domandava, ogera le spose, dove i nostri? I nostri dove sono? E arriva, per fiume, e ven via mare. E tutti i provenzali, i bretoni, anche i svizzeri, con dentro il capitani, ai sono andati subito, de noce misma, ad andare nel provolo e a gancatai, tofera, tutto quel che era, e che era carni, e che era roba insaccata, e che era scorche, che era roba troppo freo, e sotto la neve, e tutte le verzure, e i torche, poi sono andati intorno in tutto il contado, a catare a tutti che sorchi, i vilani, scorche, garghe, via le vacche, pur sei, gli sorco, Aline, voi che adesso, no, che griava, ma che non sono e con tutti i carri, de notte, andava piano piano in nella città e aveva anche le gaiti, tutte le corde intorno alle rode per non far rumore, perché quei doveva dormire, sti coglion dei bolognesi, che non sapeva che cosa succedeva, e tutto dentro, poi arrivava tutti i preveti che essere in città, e che erano anche i fraiti e anche le sore, e veniva dentro, e poi una masnada de puttane che c'era già mai veduto, così per non passare e tristissima, che poi i sobrava anche a loro a pregare, andiamo dentro, i sono arrivati dentro sta Gran Burgon che chiamano il Gran Castello Bono, e si sono fremai, e alla mattina i sono arrivati i bolognesi, guarda intorno e trova tutto il trovolo che è svodato, tutti e vengono a sapere che non c'è merce da intorno, che non c'è neanche una vacca da masare, che tutti i porsei scorcai, le gaine, tutti vodi, non c'è mercato. E che gan rubaito tutto chi lori, guarda quei malnati, loro adesso ai genuesi gan fregai, c'è vole più lo che sta tranquillo, vole voglio dire, vediamo buon appetito con i miei ragazzi, dove?
questi sgregognava, i biastemava, in un suo senso li piagneva, e allora costai tu un veggio che l'hai detto, e bisogna che tutti gli anziani si trovi dentro la baslega, andiamo da dentro, veni al palazzo grande, andiamo da dar solamente i maggiori, andremo che tutti quei che del comune che deva la sterzola, la parola, e sono entrati e hanno detto, cosa fermo adesso? Perché tutta la gente di questa città che non sa cosa fare, o sei scrappa la crapa de contra i muri, adesso gli dovrà andare fuori, che sarà svuotata e quelli gli venciuranno, se noi altri andremo tutti, quei smasnadi. Cosa hai fermo? Mi dico che bisogna andare coi denti di Gheon, andare a catare anche con le unghie, targhe via tutte le piere, vun per vun, sgarganiarghe e sforghe. Oh, che buon! Cosa fai? Ti porti via vun a vun e poi te metti de porta e non ritorno e dici, oh, che sgracca de boia! No, non è che è una sola maniera. Mi penso, o le de follia, ma se voi mi siete d'accordo, povemo far de maniera che quei sorte de dentro il buon castello. E come l'è? Ve la conto, l'ora le conta e vedremo insieme cosa l'è che capitato. Al mattino appresso, aveva tre catapulche che le tomava a guardarle e andava a tocchi. I teneva su con le corde infregnate, vege, gli scartamento de tutto. Che veniva in avanti o che era anche delle vacche, dei bovi che tireva dei cari, e dei drio che era della gente con dei seci, a che era dei asini che tirava anche i careti, e sti careti, sti asini andava con la faccia per aria, e che subito i provenzali sono via i bretoni che gli dice, oh, cos'è che porti ste catapulte? A vorsi tirarvi addosso a noi altri con queste catapulte stracciate? Coglion! Indava avanti dopo de botte e dice, ma cos'è che la roba negra e spiucenta con che tira là? Come che mica in mente di tirargli addosso della merda? Indivinato. E allora i mette ste povere tre catapulte sgrade e introvosa la piazza davanti, comincia a passargli sfoggiate de merda che i mette in tol scuron e tira la roda, crega, 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 slarga, slarga, ol vrogon che slerga doie, vai attento che non si sceppa, che si sceppa tutta la merda che vieni in faccia, attento boia! Non esagerare, vai con vun, vai con noi, oi che di, dai che tira voglia! Una smerdata tremenda contro il gran muraion. E che era i bretoni, dei dai su, coi sei sciunfate l'oggi, poi che tira fuori anche l'elmo, così vi. Oh, ma che guerra de merda lei! Ma subito al terzo tiro un gionfonco che era di catapulte le andai a tocchi e tutti i sostri stai nerdiati e piagneva. Ma come sei fa? Poi arriva de Mirandola lì che le ha catate, vim con una catapulta che le era 4 o 5 brasi maravigliose nova. Poi arriva un altro de Frodon e arriva de Merdango o via de Sorcolo, succa de Dede, Cremeno e che veniva anche per fin de Montale e o che era quei che porta Gamporta de Ravenna e son venuti vuoto, non so com'è, vuoto catapulte che era 12 bovi per tirarlo e anche de Rimini, il conte de Rimini, la vorsi lui o il duca, anche lui, 4 e vuoi vedermi? A che era catapulte dappertutto, ma non che era merda. Che posto è bolognesi, non mangiava da 3 giorni. Se non si mangia, pare che non che venga. E per poi sono andati a menzecare da intorno, in quei paesi attaccati. Non che avresti un poco di merda che dopo appena la fema vedete il mondrio? E quei generosi sono arrivati con i careti, cari, de merda che erano le merdasse che arrivavano dappertutto, anche della montagna, che la merda de montagna de una roba. E arrivava giù, scrocognando, impegnava dappertutto, e gli arrivava dentro, e spertava dei scondon tutto intorno al castello, non si poteva muoversi, poi attento, cos'è? Oh, le merda! Io.
Non si poteva muovere, a metà dell'ordine, perché non si poteva andare davanti. E allora vedate fuori tutti i careti, da una parte gli smerdassi, dall'altra parte le catapulte. Le catapulte entra e si metteo de sbraco, de to, quattro solamente de qua, e quattro de là, e tre de là, e due de là. Entri i careti adesso insieme, de mol tempo coi tamburi, attento che indietro tutti insieme, voi noi, battivolo, che secto voi, o il caretto venge se, primo caretto desse in fondo se che il secondo tegna e poi l'età do i careti per l'acqua c'è le catapulte gira vo dai crega la catapulta de merda voi e von passa la merda mano a mano tento di sbroga voi che dai oi di sodre te gira qua un due tre quattro cinque toppe fai pronto ti la pacchetta sta bla bla pa, oi la merda va, oi che di pappe senta, oi dove sei sticchio, pappe senta, pa, to, pe, oh, ai, oi la merda va. Che era il canto dello smerdasso. E sto canto gli faceva dappertutto, anche quando noi tirava, oi che, sì, la gente va che dava per la sala, col cappecchio c'è, soi, fondo, oi la merda va, che tupito. E che era sta smerderia che arrivava da tutte, che la, tutto il castello, o Gaia ci ha partito un maronzin tremendo che non si capiva, e il vorcava, che era la gente de dentro che non respirava, o che sentiva la gente che piagneva de dentro, perché che avevano de mangiare, ma tutto quel che mangiava e sapeva de merda. E che era un cronista de dentro, che era un cronachista, che era un fraite, che lo scriveva, l'è una vita de can questa qua, perché è dei momenti che vengono giù tanta merda del cielo, che ti pare che il Signor benedetto Padre Eterno, con tutti i santi del paradiso, un sora a cagarti addosso. Non si può respirare, non ti piagni, non ti ridi, non ti puoi cantare se ti preghi e ti cominci, Dio santo, che sento il peccato nostro, santo, santo, e che sono di tutti, è la merda, va. Non si può scare, e che era un fumo in Crugon, a che era un vapore che montava de giorno e de notte, a che era un calor eremo de maio, pareva de essere in prena estate che sbrucchegnava, e il vungeva, il buiva, andava per aria, e si vedeva anche dell'aria, o dell'alto, delle montagne, un nuvolon terribile, e che era tutte le, i frocon, i pernaichi, le verasse, tutte le bestie che volava, che veniva tocco gera dei broconde de stargolo che veniva. Andiamo a Bologna, la città della merda. Alla fine non gay poteva più. Alle staito dopo solamente due settimane, sta gente che l'era preparata ad stare un anno dentro, che a un certo momento si è visto montare una roba bianca per aria, era una bandiera bianca, si fa per dire bianca. E poi le è venuto fuori a vun, sentite, Bologna, pio! A Borsia di pio! Fegge parlare! Pio! Parlare per piacere, noi altri non possiamo più campare qui dentro, cos'è questo romagnar che siamo voi? Noi altri sortemo e siamo de sponduo, de venir de po e de perdono e andiamo subito via del mare e andiamo dell'altro in Francia e non torniamo piroga, feghe tornare, però noi altri vorremmo che andate a Florenzia. E che dice alla gente di Florenza di mandare che un testimonio col vegna chiloga e non sia presente nel momento di no altro a garantirgli la sortita. E infatti vanno a Florenza e vegna intorno con un del comune che viene, che si mette in pio e grida: messo nel malavador di questa tretae, state bon e feite ragion. Dove te fai promessa voi bolognesi che non lanzeppi merda de contro sta gente, con tutto che avete ragione. A che era tutti i bolognesi sui tecci che guardava de basso e anche sulle torri, che si vedeva soltanto gente che passava anche dalle finestre, a che era soltanto facce, non si vedeva neanche le case, a che era tanta gente, voi altri, dove giurare che non lanzeppi merda, che se voi altri lanzeppi merda e ritorna in drio e noi sorte. Silenzio. Giurei, dove lasciarlo passare tutto, che loro va via di qua, e va a Pisa,
e de Pisa scappate la nave e verrà in Francia. Giurete! Oh, giurete! Giuriamo tutti insieme. E allora ella comincia a verirsi il gran portale, a venire giù il ponte Levadoro, e comincia delle monache a venire fuori, per, o che venire fuori anche qualche pitana, per, e venire fuori i soldati, poi veniva fuori e tutti guardava intorno e diceva, boia se che scorca qui, guarda che gente, che se che tirano quattro merda e nega, e passava con tremore, e o che era i preveti defunto intorno che cantava, oh so di sumiso un gloria pedaet, e vedi su buio che gente cattiva con che sola mia vede. Finalmente veniva fuori il vescovo cardinale che aveva tutta la strospregaito, che aveva tutta una vrengeva del sola via per coprirsi, o che aveva il Santissimo in mano e sorteva e sorrideva, vuoi vedersi che hanno il coraggio di lanciare merda addosso a Gesù Cristo in persona. Debota se sente una voce tremenda che venne de molto. Se Gesù Cristo, Signor nostro, olga la forza di stare in mezzo a sti coglioni, resterà anche con la nostra merda. Coverti. Finito qua. Grazie, grazie. Grazie. Vi ringrazio. Grazie. Cosa abbiamo fatto? Benissimo. Vi devo dire qualche cosa a proposito di questo libro anche, cioè che come mi è nata l'idea di realizzarlo. Io avevo messo in piedi un lavoro con l'Accademia di Ravenna, l'Accademia che si preoccupa e si occupa anche di mosaico, c'è la scuola di mosaico, la più importante, l'unica veramente importante in Europa, ma non ce n'è altra. E con questi ragazzi avevamo fatto delle vele da piantare come si usava una volta sulla spiaggia, sulla riva, per i bagnanti, così si chiamavano una volta. Invece così degli ombrelli c'erano queste vele che così danzavano, tutte dipinte con delle storie. Le avevamo fatte insieme, ne avevamo fatte una cosa come 25, 26, avevano avuto tale successo che la gente aveva chiesto di comprarle. E le abbiamo vendute, dico la verità, siamo riusciti ad ottenere una cosa come 45 milioni. 45 milioni alla vendita, un po' le abbiamo date alla Croce Rossa che si interessava a tenerci e aiutarci nella distribuzione, e poi gli altri servivano all'Accademia per realizzare delle propri lavori, per comprarsi i colori, per le tele e via dicendo, e poter lavorare anche, diciamo, autonomamente, che credo sia un fatto importante. Così poi sono venute altre commesse, altri lavori, e questa accademia non deve così vivere soltanto su quelli che sono il denaro risegato che gli passa, il caso di dire, il convento, ma ecco che hanno avuto la possibilità di realizzare altri lavori, altre inchieste, comprarsi libri e via dicendo. Ora, in seguito a questo rapporto felice che abbiamo avuto, ecco che abbiamo cominciato a discutere, a parlare. Siccome io avevo fatto certi discorsi riguardo il mosaico e la storia del mosaico, mi hanno chiesto di tenere qualche lezione seria, con indicazioni, con proiezione e via dicendo. E mi ero accorto che in questo luogo, soprattutto questa accademia, i giovani, che erano dotati, straordinari, intelligenti e pieni di estro, di invenzione, non sapevano niente della loro storia, della storia della loro città. Vivevano su una città, nel territorio, veramente incredibile, con una storia unica, non paragonabile a nessun luogo nel mondo. Basti pensare che è stata per tre volte la capitale d'Europa, non soltanto d'Italia, dell'impero, e loro non sapevano come era successo, come sono andate, vi dice. E allora ho cominciato a raccontare. Poi naturalmente mi hanno chiesto di andare avanti, di approfondire i discorsi, e allora ho dovuto studiare. E studiandomi ho capito che anch'io ero un ignorante proprio patentato, che non conoscevo che dei particolari in superficie, che andando in profondità, ecco che succedeva. Per esempio, un personaggio come Galla Placidia, di cui si può gustare in modo veramente
completo di suggestione e di piacere questo, questa sua tomba, il mausoleo, ecco che no, si raccontano delle cose che sono completamente false. Si cerca di farla passare per una santa donna straordinaria, tutta dedita al governo, che aveva dei figli che aveva cercato di allevare in modo delizioso, che era piena di carità cristiana, eccetera, eccetera. E allora io sono andato a leggermi dei testi e mi sono reso conto che non era del tutto vero, che soprattutto succedeva che a 18 anni aveva ordinato l'ammazzamento a Roma di una sua parente, perché c'era il sospetto che ci fosse un tradimento, ma non era neanche sicuro, che a un certo punto si era trovata ad essere catturata dai barbari ed era diventata, poverina, suo malgrado, l'amante del re dei barbari, e nello stesso tempo, dopo un po', il re dei barbari annega e lui diventa la moglie, veramente un matrimonio tranquillo, anzi bello, con uno di questi barbari, straordinario, bellissimo, un uomo giovane e splendido, con cultura anche cattolica e soprattutto con gusto, diciamo, romano, e parlava latino, e poi questo qui glielo ammazzano, glielo scannano, ma perde anche il figlio morto per malattia infantile, ma pare che invece gliel'abbiano accoppato anche quello. Poi va più avanti, si sposa con un altro signore che è anche lui un barbaro, e dopo un po' questo lo beccano che ha rubato, e guarda caso sta poco bene e muore anche lui. Nascono due figli, lei non amava questo secondo marito, ma per amor di patria, è il caso di dire, perché servivano un ricambio al fratello, che fra l'altro era innamorato di lei e che cercava di portarsela a letto, pare che ci fosse riuscito, ma lei si è incazzata nera e gli ha detto: vigliacco bastardo, approfitti da una povera vedova per fare i tuoi porci comodi, di più sei idropisiaco, che sei una pancia che non finisce, c'è acqua dappertutto, e che ci do un colpo forte, vai a smergola dappertutto. E insomma, la situazione è piuttosto dura e pesante, e lei cerca di far fuori il fratello, lui la becca al volo, la caccia via con i due bambini, poi a un certo punto lui, idropisiaco, scoppia, proprio si sente un plaf terribile, alcuni ettolitri d'acqua che svargono dappertutto, però devo dire che il funerale non è stato difficile, perché lui è diventato molto leggero. L'hanno seppellito e lei, Galla Placidia, diventa la gestrice, cioè diciamo la madre imperatrice del giovane figlio che è l'imperatore, con la figlia appresso stupenda, ha una figlia Onoria che man mano cresce sempre più bella, splendida, eccetera. Oltretutto questa figlia ha un ascendente straordinario sul bambino, e lei ha paura che quando sarà grande lei prenda il potere al posto della madre, e allora che cosa fa? Organizza che lei vada a finire in convento murata. Allora lei che cosa dice? Col cavolo che io vado in convento, se sono incinta non vengo più in convento. E allora si prende un amante giovane, bellissimo, la figlia, meravigliosa, una splendida figliola, e si va a beccare proprio mentre fa l'amore. Lei però non rimane incinta. Prendono il giovane amante e gli taglia la testa su ordine della imperatrice. Poi la figlia, allora gli girano i santissimi e cerca di sposarsi addirittura col capo massimo dei barbari, va a trovarlo. Il capo degli Unni, sapete benissimo che non facciamo gare, non avete un premio se indovinate chi è. Fatto sta che Attila, ve lo dico per non far figure, si arriva da Attila e dicono le cronache versioni diverse. Prima che va da Attila e lui rifiuta la situazione e dice: ci parleremo. Invece che vedendo questa ragazza stupenda caccia via le sue amanti e le sue mogli e decide di far l'amore con lei, e rimane secco proprio nel momento dell'orgasmo finale. Però lei, quando torna, lo mettono in convento e chiuso. Poi lei scanna ancora due copoli, fa imprigionare due travescovi, mette in angoscia un papa, lo destituisce, ne fa nascere un altro, riprende, condanna a morte ancora alcuni personaggi importanti, insomma una donna allegra e vivace. Ma che cosa c'entra quello che ho studiato a scuola? Perché voi lo sapevate? No, dite la verità, se lo sapevate io vado via. E allora
è questo il fatto. Da lì sono andato avanti, e qui gli ho testimoniato proprio con immagini, un dietro l'altro, e mi sono accorto che in gran parte quello che ci racconto non è che è mal raccontato, ma è mistificato, e soprattutto cosa si tenta di fare? Di non dire i particolari, basta non dire quattro particolari per dire una balla terribile. Basta evitare di approfondire un fatto che è lì palese, chiaro, o fingi di non averlo visto, che tu racconti, sposti tutta la chiave. Per esempio, uno dei personaggi principali che io ho incontrato, questo qui, è Totila. Totila è un capo giovanissimo dei Goti, il quale si trova di colpo per il fatto che hanno fatto fuori tutti quelli che lo precedevano, cioè tutti i re che precedevano uno dietro l'altro, si trova, senza averlo in programma, ad essere eletto lui il re dei Goti, Visigoti e via dicendo, Ostrogoti, scusate, non Visigoti è un'altra cosa, l'ho imparato dopo. Ad ogni modo, questo personaggio a un certo punto si trova senza l'esercito, perché gli hanno scannato, ha una piccola parte di gente ferita, vecchia, proprio senza più nessun desiderio di combattere, che ormai ne è piene le scatole in tutti i sensi. Dall'altra parte c'è l'impero d'Oriente e d'Occidente messo insieme, naturalmente con il personaggio dell'imperatore più crudele che si sia mai visto, cioè Teodora e Giustiniano messi insieme, cioè l'imperatrice e l'imperatore, che hanno una durezza e un modo di comportamento che veramente fa venire i brividi. Ma a parte questo, c'è un esercito che arriva ad essere, secondo i casi, di 40.000 combattenti, di 60.000 e anche 80.000 volendo. Elastico. Allora, che cosa fa questo che bene massimamente ha 3.000 persone di combattimento che sono anche sbolonati? Decide di distribuire la terra ai contadini, ma prima di, siccome i contadini sono pochi, allora libera gli schiavi, libera i servi e li fa diventare contadini, e a loro distribuisce le terre. Ma le terre di chi? Naturalmente dei possessori. Allora fa una rapina enorme, proprio sviluppata scientificamente, porta via le terre a tutti i possessori, che siano naturalmente cristiani, paleocristiani, legati a Roma, oppure orientali, e anche agli stessi Goti, Ostrogoti e via dicendo, fa una mappata e poi la distribuisce, facendo proprio una situazione di distribuzione scientifica, cioè si preoccupa che ci siano i canali, i fiumi, e poi dà gli strumenti per poter lavorare la terra e via dicendo, le strade, la possibilità delle sementi. Poi di colpo dice: ferma lì un attimo, adesso ragioniamo, io ho fatto una ladrata per voi e naturalmente ho un mio interesse, io vi ho resi liberi e mi fa piacere, fa parte della mia religione, io fra l'altro sono ariano, buonasera, piacere, ecco, e la mia dottrina dice che bisogna andare generosamente verso i poveri cristi, da cristiano, ebbene, però c'è il problema che se io vengo accoppato, voi avete finito di fare gli uomini che hanno una terra. Perché? Perché subito ve la riprendono, non soltanto, ma voi vi inchiodano alle croci. Si usava così nel V secolo, c'erano ancora le croci. I ladri, coloro che si permettevano, approfittando di una situazione, che accettavano il maltolto e poterlo gestire, venivano inchiodati alle croci. Fino all'VIII secolo. Ed ecco la ragione del perché voi non troverete mai una croce, c'è un caso solo. Ma guarda caso non è neanche una crocifissione, è una cosa che assomiglia e pare che sia anche falsa, a Roma c'è. Se no non troverete mai una croce dalla nascita del cristianesimo fino al IX secolo, non esiste la raffigurazione di un uomo in croce, di un Cristo in croce, mai! Si vede che c'è uno che porta la croce piccolina, per carità, delicata, che va verso la montagna e lui di dietro. Ma lui inchiodato no, perché? E uno si metteva a pregare Gesù Cristo in croce, poi usciva e vedeva una fila di incrociati così, di ladroni messi con le croce. Non stava neanche tanto bene. Ora, dopo questo discorso, dice, dovete combattere per difendere la vostra terra, il vostro bene, le case che avete con questa terra, i vostri diritti, il diritto che hanno i vostri figli, perché questa è sempre terra vostra. Non è che, naturalmente, non potete vendere, non è inalienabile. Allora cosa succede? Facciamo un esercito, forma un esercito.
lo allena, perché questi qua non hanno mai combattuto, erano schiavi per la miseria, hanno preso, l'unico allenamento è prendere legnate, bastonate, umiliazioni, mortificazioni, fame, eccetera, eccetera, essere imprigionati o legati. E quindi bisogna fare degli uomini coscienti della propria forza. E impiega un anno e porta dentro questo esercizio un sacco di gente che sa essere maestro d'armi. E cavalli, e il lancio di frecce, naturalmente usare le daghe, tutto quello che serviva, e tutte le tecniche di guerra, di posizioni, di scudi, e combina un esercito che mette in ginocchio gli eserciti dell'imperatore. Ci sono testimonianze questa volta, non da parte positiva e attiva a questo re, ma addirittura di parte inversa, che ammettono che questo aveva avuto la possibilità con 4.000 uomini di sconfiggere un esercito il doppio e perfino il triplo di gente. Ma come mai? Poi gli succede una cosa, va a un certo punto questo con l'esercito, arriva a Napoli, e quando riesce a prendere Napoli e vanno dentro questi armati, i napoletani rimangono perplessi, scappano, se ne vanno, le donne vengono nascoste, eccetera, e questi non inseguono donne, non fanno violenza, non stuprano neanche una, ma proprio almeno per gradire, come era di uso normale. Non rubano, non scappano soltanto, ma si preoccupano di distribuire roba da mangiare, e abiti, e medicare feriti, la gente ammalata, la raccolgono, ma che era follia. Come mai succede questo? Cioè, è un furbacchione. Ha capito che bisognava prendersi il giro e la meraviglia, lo stupore e l'amore da parte degli italici, essendo degli stranieri, e usare, guarda caso, degli schiavi che potevano dire un santo, un uomo meraviglioso, lì andate tranquilli, venite, aiutateci. Questa è la logica normale degli storici, quasi tutti, che dicono in fondo è stato un furbacchione. Ma come mai non l'hanno pensato gli altri? Come mai l'imperatore, dico, non ha realizzato lo stesso gioco? Poteva benissimo dare la terra ai suoi contadini, risparmiare di dover pagare miliardi del tempo, non so quante cose, d'oro, per poter tenersi in piedi un esercito che era fatto di barbari soli, tutti in piedi, che poi quando gli girava e non girava soprattutto la paga, se ne andavano, tradivano, voltavano dall'altra parte e magari scannavano il re o l'imperatore. Dico, come mai non hai pensato tu? No, c'è di mezzo un altro giro, c'è di mezzo una coscienza legata alla storia appunto dei Goti, una progressione, c'è il significato dell'arianesimo, che cosa dice con il cristiano ariano rispetto all'altro, qual era il motivo, il significato vitale e via dicendo. Ed è questo appunto che io ho cercato di indicare. Poi sono andato avanti, perché qui mi sono fermato col libro, ed è ormai 4 mesi, 5 mesi che sto raccogliendo tutto quello che si può individuare, soprattutto avere testimonianza di certi transiti e passaggi. E vi dico la verità che ho scoperto una storia d'Italia incredibile, che non immaginavo, e naturalmente mi sono appassionato oltre misura. Poi di colpo, chissà perché, nel gioco di questa religione mi è arrivato San Francesco, e proprio mi è arrivato addosso San Francesco, proprio mi ha obbligato a realizzare adesso questo testo che sto scrivendo proprio in linguaggio volgare dell'Umbria, riprendendo i temi della tradizione popolare. Non me ne sto a parlare, chiudo qui, adesso se volete farmi qualche domanda io sono ben contento. Volevo dirvi una cosa, io adesso non è che faccio il venditore ambulante, ma mi sono impegnato, ho detto, se succede come nelle altre città dove sono stato a raccontare la storia, che dopo mi chiedono i libri e io non ce l'ho, eccetera, eccetera, faccio una brutta figura. Allora ho telefonato all'editore Panini e gli ho detto, sei disposto tu a dimezzare esattamente il prezzo del libro per dare la possibilità agli studenti dove io vado a parlare, se uno, due, anche 7, 35, volesse comprarlo, di comprarselo?
io ve lo offro. Poi non dite che non ho fatto uno sconto particolare e oltretutto non dite che io non mi sia impegnato, perché mi sono impegnato da solo, e se voi non comprate 100 libri me lo devo portare con pacchi e con un pulmino da mio figlio e li venderò lì sulla strada mentre passa la gente raccontando a ognuno che cosa è successo. Allora approfittate, se non approfittate io vado a raccontare che a Pisa sono dei taccagni della Madonna. Anche un... Va bene, scherzavo naturalmente, potete fare quello che è, ma me la leggo al dito. Sì, col microfono, signore. Crede, laggiù non lo sentono. Ma non mi sentono, eh? No, pare che io parlo col microfono. Innanzitutto devo dire che mi congratulo con lei, perché oltre che essere un grande attore, lei sarebbe stato un insegnante formidabile, perché lei ha il gusto nell'esposizione di sceverare da un testo tutti i significati impliciti che si possono tirar fuori, e questo è una cosa che non sempre noi insegnanti siamo capaci di fare e che io ho ammirato molto anche nel pezzo televisivo che lei ha fatto su Leonardo a Milano. Ho trovato un pezzo meraviglioso. Grazie. Per cui le mie congratulazioni vanno all'attore e anche direi al professore. Adesso però vengo alla battuta che volevo dirle. Siccome lei ha un senso dell'umorismo formidabile e siccome lei sa benissimo che gli intellettuali italiani di un'accademia importantissima che ha la puzza sotto il naso, come si usa dire, quando lei ha avuto il premio Nobel hanno fatto qualche obiezione e qualcuno ha anche protestato con l'Accademia di Stoccolma, allora le vorrei ricordare che lei non è stato l'unico vincitore italiano del Nobel a essere maltrattato da qualche accademia o dai giornalisti. Per esempio, il suo predecessore, che io stesso quando insegnavo in questa scuola, predecessore italiano, portai qui, l'abbiamo avuto presente qui, era Eugenio Montale, in Italia non è stato avversato affatto come lei, perché lui era molto ammanigliato con tutto l'ambiente, però è stato scudisciato all'estero. E io le citerò un pezzo che un giornale americano molto importante, il Washington Post, quando lui ebbe il premio Nobel, è vero, fece un pezzo da Stoccolma dicendo: questo tizio a cui hanno dato il premio Nobel, molti giornalisti italiani qui non lo conoscono, no scusate, non lo conoscono, non sanno nemmeno chi sia, è vero. Posso dirvi soltanto, il giornalista in inglese diceva: is a 79-year-old frustrated opera singer che è diventato premio Nobel, cioè è un, è vero, cantante d'opera fallito che è stato eletto al premio Nobel e che oltretutto mi risulta, dice il giornalista, e qui esagerava, che ha fatto in 50 anni soltanto qualche libretto di poesia e basta. Allora questo giornalista non ricordava che si può essere poeti anche, direi, sul piano mondiale, come per esempio in Francia Mallarmé, avendo scritto un solo libro di versi, o in Italia Leopardi, anche lui con un solo libro di liriche. Quindi gli rimproveravano di avere scritto poco. Ma la cosa che trovo divertente è che l'abbiano chiamato un 75enne, è vero, cantante d'opera fallito. Ora Montale di questo, quando glielo dissi, se ne ebbe molto a male, perché lui ci teneva molto invece a pensare di essere riuscito come cantante d'opera, e ogni tanto sia a me che a altri amici, e immagino anche a qualche normalista qui, ogni tanto faceva sentire qualche suo pezzo. Io quindi sono stato così lieto di ascoltarlo, la ammiro moltissimo sia come attore sia come professore, e anche per il fatto che non è stato l'unico premio Nobel maltrattato dai cosiddetti esperti. In più devo dire però che l'Accademia dei Lincei, che ha fatto tutta quella storia, è vero? Bene, questa Accademia è stata bacchettata
dal premio Nobel di Stoccolma anche sulle dita, come si faceva un tempo con i bambini delle scuole elementari, perché dal 1860, quando De Santis fu fatto ministro dell'istruzione da Cavour, fino a quando è morto, nel 1883, questa benedetta accademia non ha trovato un posto per fare il buon De Santis suo e vero socio. E allora, se qualcuno ha sbagliato, direi che anche i Lincei qualche grosso errore nelle loro scelte lo hanno fatto. Grazie. Grazie, grazie, grazie. 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 E l'acqua è calda, vabbè. Io sarò un po' più breve, spero. Volevo, siccome nella storia del suo teatro si è spesso riferito a fatti storici, fin da Bonifacio VIII, eccetera, però c'è sempre stato questo scontro fra la cultura, diciamo così, borghese e quella a cui lei si riferiva, cioè quella popolare. Volevo sapere, per quanto riguarda i testi su Ravenna, diciamo così, le fonti, quale parte c'è di invenzione, diciamo così, di fabulatore sua, e quali invece sono fatti, diciamo così, reali, cioè quale, diciamo così, quale parte è stata. Va bene, grazie. Ma io in verità tutte le storie che vado raccontando hanno dall'altra parte degli autori, cioè delle testimonianze. Però sono quelle testimonianze, in molti casi, che non vengono assolutamente prese in considerazione perché ritenuti di origine popolare, favole, aneddoti, giochi ironici magari realizzati con un ritardo rispetto alla presenza del fatto o l'attuazione, oppure che sono in conflitto con altri autori più credibili e via dicendo. Per cui, quando io ho prediritto, che termine che ho usato, una chiave piuttosto che l'altra, ho messo però tutte e due sempre in oggetto. Voglio dire che ho poi raccontato l'andamento di una situazione privilegiandola, e naturalmente perché mi divertiva di più, ma però denunciando anche la contraria. Cioè, io sono stato abbastanza corretto. Mi basti una cosa: quello di cui mi sono preoccupato io prima di darlo alle stampe, l'ho fatto leggere almeno a 15 persone, storici, professionisti che io stimo, i quali mi hanno fatto le osservazioni, mi hanno detto dove c'era da modificare, dove era eccessivamente arbitrario, dove la fantasia, e l'ho smussato, perché aveste letto che cosa avevo scritto all'origine. Va bene? Scusate, si sente un casino della Madonna. Ma facciamo, scusate, siccome vi vedo un po' stanchi, forse io vi ho proprio sbondato. Una domanda brevissima. Sì. Senta, come mai non viene più al Teatro di Pisa? Quando io ero ragazza c'era sempre. Come? Come mai non viene più al Teatro di Pisa? Non vengo più al Teatro di Pisa? Sì, e non fa più rappresentazione. Sono venuto a recitare il su Soffri. Sì, quello l'anno scorso. Sì, da allora, però era tanto che mancava la Pisa. Va bene, ma ho girato tutta l'Europa, sa? È verità. Anche in Germania mi hanno detto: ma com'è che non vieni mai in Germania? E così anche a Londra, e non le dico quello che mi hanno detto a Liverpool. Come? Mancavano vent'anni. E là da 45. A Liverpool si sono incazzati, ho detto, ma come? Ma siamo l'ultima città del mondo? No, a Pisa sono venuto un anno sì e un anno no sempre. Sono venuto almeno 80 volte a Pisa. Ho esagerato. Bello. Ah sì, dimmi. Una domanda forse retorica, ma
secondo lei come mai nell'immaginario comune, nella storia... Scusa una cosa, vieni in avanti perché sei in asse col micro... Scusa, ecco. Nell'immaginario comune, nella storia, anche in quella che è l'educazione scolastica, accademica, ha più valore la menzogna ben costruita, quella che può essere anche la favola dettata dal buon costume, dalla norma, dal valore sociale vigente in quel momento, che non la verità pura, semplice. Ma ci sono sempre delle ragioni legate al potere. C'era una vecchia battuta da un certo Mao Zedong, che adesso non è più tanto di moda. Questo Mao Zedong diceva: è il popolo che fa la storia, ma sono i padroni che la raccontano. Chiarezza, forza. Allora cosa succede? Ma anche nelle cose, tante volte non capisci ma perché. Stavo raccontando ieri un fatto, anche nella religione. Lì a Ravenna, io ne parlo, lo indico nel libro, a un certo punto si è scoperto nel rimettere un po' a posto, nel ripulire il Sant'Apollinare nuovo, che lassù a un'altezza come quelle uno, due, la terza finestre, ci sono delle formelle, abbastanza grandi, belle, importanti, così, che raccontano la vita di Gesù Cristo. Ebbene, è la storia del Vangelo, sono situazioni, fatti del Vangelo raccontati dagli ariani, cioè proprio sono cristiani, però diciamo la fede è ariana. Allora il Vangelo è rispettato benissimo, perché già con un anticipo di parecchi secoli rispetto a noi, gli ariani avevano, meglio in particolare i goti e i visigoti, avevano avuto la possibilità, grazie a un vescovo che si chiamava Ultila o Vulfila, che vuol dire piccolo lupo, nella fine del terzo secolo, di tradurre i Vangeli. E l'avevano tradotto direttamente dal greco, e grazie a questa traduzione in goto o strogoto avevano composto la lingua scritta, cioè grazie a questo sforzo di creare un Vangelo leggibile per la gente, che avesse la possibilità quindi di realizzare queste persone, la possibilità anche di un discorso, di un'attenzione, di una critica o un andamento, di un intento, insomma arricchire la parte attiva del leggere le cose di religione. Ebbene, questa situazione del Vangelo detto, che è stata importantissima, è stata la base della lingua germanica, il tedesco nella sua struttura di lingua costruita con le regole viene da lì, perché hanno dovuto inventarsi un linguaggio, una forma e una scrittura. Pensate che importante che è. Quando noi abbiamo avuto il primo Vangelo tradotto in volgare? Il primo che noi conosciamo è del 300. Ed è stato subito cancellato, bruciato, perquisito, perché la Chiesa non voleva assolutamente che si realizzasse questo fatto straordinario. Il popolo ha la possibilità di leggere nella propria lingua un Vangelo, di confutarlo, di capirlo, di discuterlo e di amarlo anche, perché la conoscenza è l'amore, ovvio. No, ci doveva essere sempre il Vangelo scritto nel latino, che fra l'altro non è l'originale perché è stato copiato, tradotto e in certi momenti malamente e in modo sbagliato dal greco, e che era un greco non aulico, ma era un greco popolare, un greco di una categoria di persone di medio livello culturale e anche sociale. Importantissimo, pensate, il Vangelo è stato scritto da una diaspora di ebrei, i quali avevano imparato solo a scrivere nella lingua latina, voglio dire greca, e avevano scritto il linguaggio popolare. Meraviglioso pensare, leggi un po' il Vangelo se è popolare, leggi il suo linguaggio, poi vai a vedere a quelli popolari. Nel 400, nel 500 sono stati tradotti dei Vangeli nella lingua volgare, per esempio proprio nella vostra lingua, toscano di questa zona. Sono delle opere d'arte, meraviglioso, un linguaggio che va via, non finisci mai di leggere, il peso, il valore, il gioco, ma soprattutto il colore che ha questa lingua rispetto alla piattezza che ha il Vangelo così come è stato tradotto. Di questo c'è un veto.
E c'è stato un massacro, di proprio una strage di testi nel Cinquecento, con una persecuzione. A un certo punto li stampavano in Svizzera, li stampavano in Germania, c'erano i traduttori che dal greco rifacevano in linguaggio volgare italiano, dal bergamasco al veronese fino giù al napoletano, una quantità enorme, erano tutte opere d'arte. Io ho fatto un'inchiesta e ho avuto in alcuni casi soltanto dei frammenti, ma in genere le ho tutte intiere, una camera piena di Vangeli, sembro un vescovo quasi. Ebbene, sappiate che sono stati massacrati questi libri e sono stati messi in carcere, perseguitati, e qualcuno sbruciacchiato per il fatto di questo commercio che si faceva, si chiamava commercio, probabilmente non era più un discorso così di ricerca e di ritrovamento. Ecco, noi siamo arrivati in Italia ad avere la prima traduzione all'inizio del 1900. La prima traduzione in lingua che noi capiamo, che parliamo, nostra, materna, magari anche truccata, nel 1900, con un ritardo rispetto ai barbari, calcola che cos'è. Dal 1900 al V secolo, guarda tu che ritardino che abbiamo. E questa scuola, te lo dico, no, io l'ho scoperto, scusate, non mi vergogno mica di dirlo. Io ho scoperto questo particolare soltanto un mese fa. Sono venuto a sapere, con tutte le ricerche che ho fatto, che il Vangelo non è mai stato permesso di accomunare e di conoscere, se non appunto falso, sballato, perché non è una traduzione popolare, non è il linguaggio dell'origine, non è stato tradotto in un volgare. Bisogna tradurlo in un volgare perché sia veramente il Vangelo. E questa è una menzogna a proposito di queste cose. Poi c'era un altro discorso che facevo sulla scoperta della meraviglia del discorso fatto appunto in queste formelle, di questi mosaici, ma non voglio tediarvi, l'importante è essere arrivato a questo punto. Va bene? Io volevo sapere, sono qui, sì, sei lì, come hai fatto e quanto ci hai messo a imparare tutti quei dialetti. A imparare quel dialetto che io uso? No, tutto, e quelli... Anche per esempio il napoletano? Sì. Questo lo parlo bene. Non sto scherzando, adesso dopo te ne faccio un pezzo, te lo dedico. No, mi fa molto piacere vedere un ragazzino, perché in questo tempo, non ve l'ho detto, ma uno dei successi veramente, per me, il più grosso successo che ho avuto, è stato proprio con i bambini, perché questo libro io l'ho portato alle scuole elementari e addirittura agli asili, e ho raccontato le storie come favole, quelle che ho trovato, ai ragazzini. I ragazzini si sono entusiasmati e hanno cominciato a disegnare a loro volta e a fare delle pitture incredibili. Il coraggio che hanno i bambini nello svolgere il racconto col colore, con le immagini, con il disegno, ma è una cosa da andare indietro con la testa. Sono dei grandissimi pittori, fino a quando arrivano a 6 o 7 anni, poi li rovinano a scuola. Dice, ma no, scusa, cos'è? Una cosa incredibile, che io sono andato vicino a un bambino, aveva fatto un mare viola, poi aveva fatto un terreno grigio scuro, poi aveva fatto delle piante che erano un giallo di cromo, e ho detto, ma scusa, perché hai fatto giallo di cromo le piante, viola il mare, poi dice, è così? È così? È la logica, sono sicuri di quello che sentono. Ad ogni modo, ci sarà una mostra adesso a Ravenna di pitture grandissime, sviluppo proprio da megalomani, di 4 metri, 7 metri, 8 metri, di cose che sono realizzati dai ragazzini e dai ragazzi dell'Accademia, che li aiutano a sviluppare appunto queste pitture. Allora dicevo, come ho fatto, mi chiedevi come ho fatto a imparare tanti dialetti e tante forme. Prima di tutto un coraggio veramente da incosciente nel realizzare questi finti dialetti, che sono finte molte volte. Voglio dire, per esempio, il dialetto che uso è composito di varie forme davvero giullaresche. Mi sono studiato alcuni testi, per esempio, che so io, Bonvesin della Riva, che è un autore minore, c'è un professore che adesso mi ha sfuggito, che lo conosce benissimo, ed è, non si studia a scuola, o se si studia di passaggio, non puoi mica studiarli tutti, ma è straordinario, perché ha un'invenzione, questo pezzo per esempio che dice,
dal momento che Dio sapeva, è l'uomo che dice, dal momento che Dio sapeva, prima ancora che io fossi nato, che per un solo peccato io mi sarei perduto, e non mi doveva creare non mi doveva, con tutto che lui, se avesse proprio voluto venirmi incontro, poteva crearmi forte come una roccia, come un castello imprendibile, invece mi ha fatto di uno squacquarame che, come mi hanno toccato, sono andato giù, mi hanno fatto vedere una mela, mi sono inginocchiato, sono andato via di transero, sono proprio un coglione, perché mi ha fatto così debole e facile da essere preso? È passato quel diavolo nell'orecchio, mi avesse detto qualche cosa, diavolo, hai ragione tu. Poteva farmi invece una roccia incredibile di fuoco che avrebbe bruciato diavoli e ogni cosa, e che soprattutto poteva fare in modo che non mi piacessero le mele. E non è male. Io credo che Dio si annoiasse terribilmente, si annoia ancora in cielo tutto solo, dopo tutto quello che ha creato. Proprio ormai si è annoiato, sono secoli e secoli, e poi ha creato me. E mi ha detto, guarda, c'è il libero arbitrio, fai quello che ti pare, vai tranquillo. E invece era una buscherata. Mi ha fregato. Mi ha detto, recita questa commedia, che tutto è libero. E invece è scritto. E non si può scambiare. Io dico che non è una brava persona, questo Padre Eterno. E finisce così. Allora, sentite un po' la lingua che usa Bonvesin della Riva. Da poche del savea, avete visto? Da poi che Dio sapea, avan m'aves creao, che per un solen pecao, eo me seria sperduo, crear non me dovea crear con tutto, con scorgheme, dovea farsene dentro imbresao, che un fuoco scherchegnea che venia gesto sprercula. Invece ormai creato storto un tovo, regando cheto, con le bastò col dievolo scargente me venia sente lo regia sperchenciarmi come un beloton che son daita prese, una scorgula e una poma. Non poteva far de maniera che non mi piacesse? Il non lo fai, mi creo, che in tol cielo se sdargula e se orgoglio, il fai dei sbarfai, del tu malinconia e de sfrogia che non... E la pensatemi, o m'ha creata al posto per lo gioco, per la commedia, ma dis vai tranquillo, con il tutto libero, dove fai il libero arbitro i gate, fai come te pare, che dopo giustemo. Eccetera, eccetera, va bene. Ora, questo serve per dirvi che io ho impostato tutto il discorso che realizzo su dei testi reali, li ho studiati, me li sono imparati in memoria, li ho masticati, li ho sputati, eccetera, eccetera, per cui mi posso benissimo permettere di andare a soggetto tranquillamente in tutte le direzioni, anche perché questo è il fatto. Con una lingua che non mi appartiene, perché ho imparato la meccanica del ricostruire, mi basta dopo un po' che leggo, che studio, che guardo, ecco che lo ricostruisco. Così mi succede quando sono andato in Francia, mi ricordo che sono veramente alla follia, io a un certo punto ho recitato un pezzo di Molière, che era un Gramelot che recitava Scapino, che è un personaggio che Molière ha acquisito nella tradizione della commedia dell'arte, ma l'ha fatto diventare francese, il quale insegna a un giovane signore, il quale ha perso il padre, e deve entrare a vincere il mondo della politica e soprattutto del commercio, deve prendersi il potere. E allora ecco che Scapino gli insegna le tecniche per poterselo prendere. Prima di tutto dice, attento, l'abito è quello che fa veramente l'importanza. Evita di metterti quelle parrucche schifose, incredibili, dove ti impallocchi dappertutto, ti vanno in bocca, negli occhi. Butta via parrucche, mettiti legato qui, tranquillo, beato. Poi questi mantelli incredibili che portano adesso i signori, che di sicuro è nato lì la tradizione di portarsi sotto questi mantelli dei nani per poter far bella figura. Poterli portare, che ci vuole la forza di un bue per trascinarlo, e allora butta tutto quanto e cerca di evitare di fare come fanno quelli che per il vento che c'è a Parigi durante la primavera si vengono sollevati nel cielo e spariscono lassù e molti non sono più tornati, specialmente uomini politici.
e devo dire che dovrebbero ripristinare questo modo del... perché non si sa mai. Allora, io ho recitato 25 anni fa a Parigi in un teatro Salvier, che è uno dei più grossi teatri in Francia, c'era un pubblico, non vi assicuro. Vi dico soltanto che c'era Sartre in prima fila, Cugliò, c'era Bérard, Misling, c'era tutta la cultura francese lì come siete voi, uguale preciso. Io quando sono entrato al Coccolone, avevo il programma di recitare in Gramlot francese, che il Gramlot era quello usato dai comici dell'arte, questo pezzo di cui vi dico, mi sono bloccato, non mi usciva più la saliva, non riuscivo più a masticare, poi mi sono fatto forza, ho detto questo qui non posso uscire di scena e dire scusate ci vediamo un'altra volta. Io recito e ho cominciato il pezzo, la lezione di Scapino. Attento, non bisogna dire una parola di francese, perché se dite una parola di francese siete fregato, non vale più. Tu non devi dire, al massimo puoi dire parrucca, perruque, e puoi dire proprio se devi alla manteau, ma basta. Comincio, qui c'è un pubblico con gli occhi sbarrati che mi guarda, non facevano un sorriso, ma cosa dice questo? A un certo punto c'è stato uno che ha detto che bello il francese del 600. Va bene. Ecco, lo dico ai ragazzi, soprattutto giovani, che fanno il teatro. Se te l'avete fatto a caso, io ho censurato quello che era il mio programma due volte poco di seguito. Dovevo raccontarvi tutto un pezzo intero. C'è stato un applauso che era sufficiente e voi eravate soddisfatti. Se io avessi caricato ancora di quello che era il programma, avrei ammazzato quello che ho detto. E la prima, ugualmente, quando vi raccontavo delle formelle, appunto, delle mosaici, anche lì avevo in programma di raccontarvi una cosa, ero arrivati al massimo del piacere, basta, troncato, via. Ecco, quello che dovete avere, il coraggio, lo dico anche ai professori, quando vedete la gente che è soddisfatta da quello che vi ho detto, non state a raccontargliela tutta! Mai! Mai! Io chiudo qua. Chiudiamo qua. Ringrazio il mio amico proprio caro, il professore vostro direttore, e l'altro stupendo amico che è conosciuto soltanto da 3 giorni che mi ha presentato. E spero di poter, come la signora mi ha detto, rientrare fra poco con questa storia. Certo, io sono uno poi che basta due. Vengo. Grazie, grazie, grazie. Questo, per mio figlio di 20 anni.